Cominciare in rete. È possibile? Beh, la risposta è immediata e diretta. E da Paolina non posso che dire sì, è possibile e anzi potrei dire anche necessario. C'è però una domanda che ripropongo a ognuno di voi e ripropongo anche a me stessa. Quando pensiamo all'annuncio, in senso generale, anche a prescindere dalla rete, a cosa pensiamo? Perché dare una risposta a questa domanda diventa poi fondamentale per capire che tipo di annuncio andiamo a costruire e se in rete costruiamo effettivamente annuncio del Dio di Gesù Cristo e di Gesù Cristo stesso, quindi del Vangelo. Se per annuncio noi intendiamo una reiterazione, ripetizione di versetti biblici, anche quelli che per noi sono importantissimi, fondamentali. Quindi se per noi evangelizzare, annunciare in rete è prendere dei versetti biblici e copia e incolla buttarli in rete, magari anche arricchiti con qualche immagine. Se per noi annunciare è ripetere le preghiere fondamentali della nostra fede, ma ripetere le preghiere, riproporre preghiere. Se è rispondere a domande profonde, anche a volte provocatorie, con versetti biblici. Se è un ricordare a tutti, ai tanti che frequentano la rete, qual è profondamente il nostro, la nostra risposta, i nostri precetti, i nostri punti fermi della nostra fede, allora vi dico che un annuncio così rende povera la rete, sminuisce il suo valore, sminuisce il valore stesso dell'annuncio. L'annuncio nella catechesi è qualcosa di più, profondamente di più, è certamente sempre di più un primo annuncio di fede. E nella catechesi annunciare vuol dire per alcuni e alcune volte annunciare per la prima volta chi è Gesù. Poi però l'annuncio nella catechesi è dare profondità a questo primo sentir parlare di Gesù e quindi dare sostanza, dare corpo, far crescere quindi, far maturare nella fede. Ma annuncio nella catechesi è anche aiutare ognuno delle persone, piccoli o grandi che siano, che accompagniamo a permanere, a restare, a entrare nel mistero e a vivere quello che si celebra e a celebrare quello che si vive. Allora, se lo poniamo così, capite bene che annuncio è qualcosa di molto più importante. E allora l'annuncio in rete acquista il valore fondamentalmente di concimare, di dare alimento alla fede, di stanare la fede, se in alcuni momenti della vita può essersi in qualche modo rinchiusa in se stessa, di provocare la fede. Un annuncio in rete può offrire domande di senso che provochino un incontro con Dio. Allora capite che l'annuncio in rete è ricco di prospettive, ma perché questo accada è necessaria una formazione, formazione spirituale. Dobbiamo sapere chi è colui che noi per primi abbiamo incontrato e che ci chiede di andare e quindi di essere annunciato anche in rete, anche con la tecnologia, anche nel mondo digitale. Ma una formazione anche ai linguaggi della comunicazione per usare con ogni strumento tecniche e linguaggi giusti. In rete, in questo straordinario ambiente in cui l'incontro con Dio non solo può scaturire ma può anche crescere, un evangelizzatore, un catechista non smette mai di essere pur sempre un testimone e di quell'incontro con Dio e di quelle domande di fede e di quel Dio scoperto nella propria vita che si costruisce annuncio anche ai tempi.